8 luglio. Non si mette il vino nuovo in otri vecchi, ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. Luca 5, 37, 38. Vino nuovo in otri nuovi. Gesù fece un giorno questa strana affermazione: il vino nuovo va messo in otri nuovi. Con questo Gesù non voleva dare consigli sulla conservazione del vino, ma intendeva condurre coloro che lo ascoltavano a considerare il suo nuovo insegnamento, in contrapposizione alle forme cerimoniali e alle tradizioni religiose del suo tempo. Infatti, poi, durante l'ultima cena, egli annunciò apertamente l'inaugurazione del nuovo patto. Gesù stava introducendo l'umanità in una nuova era di grazia, alla quale ben si addice la simbologia del vino nuovo. Egli stava aprendo nuovi orizzonti di perdono, di salvezza e di grazia, un vino nuovo che poteva essere contenuto soltanto da otri nuovi, da persone rinnovate, che avrebbero realizzato una vita nuova. Amico, se ti senti un otre vecchio, legato a formalismi religiosi, incapace di soddisfare il tuo cuore, sappi che Gesù ti offre un vino nuovo, la sua grazia. Credi in Lui, accettalo nel tuo cuore e anche tu potrai essere un otre nuovo e potrai realizzare la vita nuova, piena di gioia e ricca di benedizioni, che Egli vuole donarti.